Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento su temi di attualità, politica, economia dal centro video di Palazzo Cesaroni. Ospiti come sempre in questo format due consiglieri regionali, eh, Manuela Puletti, consigliere regionale per Lega Umbria, Thomas De Luca, consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle. Prima di entrare nei temi strettamente di politica e di attualità, una domanda che anche nelle precedenti trasmissioni, dopo la pausa imposta, ho fatto ai consiglieri che sono venuti in questo studio, cioè una riflessione in chiave naturalmente di eh, politica, conseguenze politiche e futuro assetto politico dopo il voto amministrativo. Comincio da De Luca perché Terni, naturalmente, ha segnato un po' la eh, novità anche più clamorosa da questo punto di vista. Eh, consigliere. Ternano, dico bene, De Luca è sicuramente è al centro, delle, è, ben, è ben informato sulle vicende che riguardano questa nuova amministrazione comunale. Ecco, non c'è più il centrodestra e il centro sinistra, è una giunta di carattere assolutamente diverso. De Luca e questo che cosa comporterà? Che cosa, quali ripercussioni ha dal punto di vista politico dei partiti, a partiti dall'opposizione naturalmente che farà il suo lavoro, tra cui il Movimento 5 Stelle? Io rimango sempre dell'idea che ho sostenuto durante questi anni, ovvero che laddove si debba costruire una proposta politica alternativa e una convergenza anche a livello regionale, perché quello che è successo a Terni è soltanto l'antipasto di quello che potrebbe accadere nel resto della regione, è chiaro che eh, c'è la necessità di costruire una visione, e un perimetro identitario comune fra le forze politiche che sono alternative al governo di destra di questa regione eh, e è evidente, a mio modo di vedere, è palese che quella che si è posta come sostanzialmente l'alternativa concreta, chi doveva andare a Perugia, spaccare i tavoli, poi ecco l'abbiamo visto nei giorni scorsi, in realtà è pienamente in linea con la Presidente De Sei, ci va a braccetto e quindi è chiaro che anche sul nuovo ospedale di Terni dove sostanzialmente abbiamo zero euro posti sul tavolo, ci ritroviamo con la clinica che non si fa più e i posti diciamo, che dovevano essere riequilibrati che non ci sono. Eh, gli ospedali eh, di comunità collaterali penso in primo luogo Spoleto, Terni e Narni hanno avuto sostanzialmente la sottrazione di posti per acuti e ci ritroviamo con quindi eh, un sindaco che eh, continua sostanzialmente a farci, a utilizzare Terni solo e esclusivamente come un predellino per attirare l'attenzione dei media nazionali eh, con, sparandola ogni volta sempre più grossa e i problemi rimangono gli stessi l'acciaieria in questo momento continua ad avere fermate lunghissime, l'inquinamento è alle stelle eh, e quindi chi doveva addirittura spostare la discarica dell'acciaieria non sta facendo nulla. Ecco, politicamente è stata tentata o è prevista in futuro un'alleanza di tutte le forze diciamo, progressiste di area centrosinistra o comunque alternative? È in itinere una cosa del genere? Io credo che non si possano fare alleanze ad ogni costo, perché non si può, diciamo, prescindere, ripeto, da un perimetro identitario comune. È chiaro che noi, io sto, da, sto facendo tutto quello che è possibile per riuscire a fare una sintesi e per riuscire a trovare delle convergenze anche sui temi più divisivi, come quello dei rifiuti, come quello della sanità, come quello diciamo in cui si riesca realmente a dare una proposta agli umbri. Non si può, pres non si può prescindere da una credibilità. Con cui ci si pone di fronte agli umbri e dire che cosa volete voi in questo momento? Noi vogliamo economia circolare e chiusura del ciclo con massimo recupero di materia dei rifiuti, vogliamo una sanità pubblica accessibile a tutti quanti senza che si debba per forza rivolgersi al privato per fare un esame diagnostico essenziale per la propria salute. Questo credo che sia il presupposto imprescindibile per potersi presentare agli umbri e dire questa è la nostra proposta incredibile alternativa a quella degli altri. Manuela Puletti, anche la Lega risulta tra gli sconfitti, eh, città simbolo la città di Terni che ha perso un sindaco, quindi sicuramente ci sarà fermento politico, grande discussione all'interno del partito e anche progetti per evitare in futuro che si eh, ripetano questi sgambetti, chiamiamoli così. Ecco, che conseguenze ha questo nuovo quadro politico, posto che la Lega comunque ha il sindaco di Umberti, ne ha confermato? Assolutamente, nel senso che ad un vertice la Lega ha fatto uno dei migliori risultati a livello, a livello nazionale, sintomo sicuramente di un lavoro eh, certosino, di un lavoro di rispetto del mandato elettorale e del consenso che poi è stato... Mh, aumentato nel, nel secondo mandato ri, al, al sindaco Carizia. Quindi sotto questo aspetto nel momento in cui si crea un, eh, una linea tra quello che è il, il sindaco al primo mandato e eh, quelli che sono i cittadini poi i risultati si vedono. Sulla questione Terni, ora capisco che il collega De Luca gli piaccia quest'asse Bandecchi-Tesei, un asse che è semplicemente un rapporto, isti beh, un rapporto istituzionale. <ride> È dovuto a un nuovo sindaco del secondo capoluogo che ha, che ha incontrato la Presidente. Ma sotto questo aspetto, se ci divertiamo a cavalcare un po' gli slogan, forse non arriviamo da nessuna parte. Su Terni in realtà. È stata, come ho detto in più di un'occasione, la sconfitta della politica in generale, ma questo riguarda il centrodestra, riguarda il centrosinistra, riguarda il Movimento 5 Stelle, perché nel momento in cui i cittadini danno un consenso eh, di pancia, di protesta, evidentemente la politica a tutti i livelli e in tutti gli indirizzi politici forse qualcosa ha sbagliato. Per quanto riguarda la Lega, volevo fare un asse per Perugia Terni, cioè su Perugia, indipendentemente dal centro-destra o dal centro-sinistra, i sindaci al primo mandato sono stati tutti riconfermati. Parlo di Umbertide, come posso parlare di Passignano, come posso parlare di, di Cannara o, o comunque Corciano, vero che era un uscente, però la linea del, di, di Betti è stata comunque sia confermata. Eh, su Terni no, su Terni avevamo un sindaco, un buon sindaco, con pregi e difetti come tutti, un sindaco che al primo mandato ha ereditato. Un comune in dissesto, provocato chiaramente da un centro-sinistra, quindi questo, anche questo è stato eh, oggetto di eh, consensi elettorali, perché anche mi sembra che il centro-sinistra è stato notevolmente penalizzato. Un sindaco che, aveva, che ha avuto le sue difficoltà e che avrebbe, a mio avviso, avuto tutta, ha dovuto avere tutta la possibilità di poter continuare quella che era la sua, eh, il suo primo mandato, mettere a terra i progetti che in cinque anni qualcosa è stato fatto, qualcosa poteva essere fatto, e avrebbe avuto giustamente cinque anni per. Rimetterli, rimetterli a terra invece eh, spero che possa essere diciamo così di, di insegnamento l'esperienza di Terni, il centro destra deve essere assolutamente unito indipendentemente da chi rappresenterà come candidato a sindaco in più città, il centrodestra sia Lega, Fratelli d'Italia che Forza Italia, perché difficilmente un sindaco uscente, a meno che non siano successe situazioni particolari, non è questo il caso, eh, è giusto che eh, continui la linea il primo, eh, sulla scia del, del primo mandato, anche perché, e chiudo, la narrazione per cui il sindaco Latini non era eh, così spendibile, ma l'assessore al bilancio sì, paga poco e lo abbiamo visto. Grazie. Passo all'argomento prettamente politico, partendo dalle considerazioni attuali. Il documento che in aula ha presentato la Presidente della Regione Umbria, eh, Tesei, sullo stato di attuazione del programma di governo regionale ha naturalmente coinvolto nel dibattito di tutte le forze politiche. Allora chiedo a De Luca che cosa, eh, che cosa va, che cosa non va del programma e della situazione prospettata dalla Presidente in aula. Ma... Mi ricollego anche alla discussione che stavamo facendo prima in merito al tema della sanità. Quindi è chiaro che a livello eh, è palese sotto gli occhi di tutti che qualcosa non solo non sta funzionando, ma eh, è, sta costruendo sostanzialmente uno squilibrio totale nell'accesso al diritto essenziale alle cure. Noi abbiamo cittadini che eh, nel territorio regionale non riescono in alcun modo a poter accedere a, a esami ripeto, diagnostici essenziali, ad avere la possibilità di effettuare eh, quello che sostanzialmente sono eh, cure ordinarie che, a cui devono accedere. Questo perché? Perché nei fatti, eh, l'abbiamo visto anche nell'ultima decisione, quella della giunta che sostanzialmente si dice non è stata fatta alcuna privatizzazione la privatizzazione non si fa eh, chiudendo sostanzialmente gli ospedali e mettendoli nelle mani dei privati la privatizzazione si fa eh, impedendo che questi funzionino si fa bloccando eh, diciamo l'ordinaria attività non facendo le assunzioni ordinarie lo stiamo vedendo nell'ASL 2 Umbria c'è poco da dire eh, nell'ASL i concorsi non si fanno abbiamo degli ospedali che non hanno i livelli essenziali eh, connotati sostanzialmente dalla legge per quanto riguarda idea di primo livello, penso all'ospedale di Spoleto, dove non ci sono figure, ripeto, essenziali previste dalla legge come i cardiologi per poter andare avanti, non si fanno le assunzioni e che cosa succede? Succede che i cittadini sono costretti a rivolgersi al privato e addirittura, ecco, mi riferivo all'ultima delibera che prevede che eh, poi queste liste d'attesa vengano smaltite eh, con eh, diciamo, il coinvolgimento dei privati senza andare a utilizzare quelle risorse per potenziare la sanità pubblica. Ricollegandoci al tema Ternano, che è un altro tema, che è quello delle strutture sanitarie, dove oggi come oggi vediamo in giro per la regione eh, 0 euro del PNRR per eh, andare a. Mh, attivare quelle case di comunità ma non abbiamo nei fatti in territori come quello di Terni eh, diciamo neanche negli ospedali nelle altre specialità pensiamo alla, al Santa Maria e quello che si sta facendo dopo la bocciatura del eh, la, progetto del project financing su cui noi eravamo stati sempre critici avevamo espresso sempre le nostre diciamo, perplessità in maniera sistematica oggi si scopre che questo project financing per volontà della regione, quindi non per volontà di nessun altro, viene bocciato e quindi è un'aggiunta che boccia se stessa. E ci troviamo, ecco in questo caso, a vedere il sindaco Bandecchi che eh, applaude la presidente De Sei, quando sostanzialmente, rispetto ai soldi previsti dall'INAIL, eh, che anche qui dovremmo andare a vedere qual è la consistenza, eh, ci ritroviamo di fronte a un. Zero progetto, perché il progetto al momento non c'è, e c'è qualcuno che parla anche del fatto che i lavori partiranno da febbraio, mi piacerebbe capire come. Quindi ad oggi questo alilio non c'è per un territorio come quello del Nano che ha una struttura che è stata inaugurata negli anni 70, ma che è stata progettata alla fine degli anni 30. In nessun altro territorio della regione c'è una situazione simile. Puletti, eh... L'accento subito sulla sanità e due visioni immagino diverse. Due visioni completamente diverse ma mh, mi fa piacere, insomma vedo che il collega De Luca è informato nonostante in aula il giorno in cui la Presidente ha presentato lo stato di attuazione del programma di governo regionale insieme al Partito Democratico il consigliere De Luca ha abbandonato l'aula quindi vedo che si è informato successivamente al dibattito in aula detto questo per quanto riguarda la questione sanità Diciamo che eh, dobbiamo contestualizzarla all'interno di una situazione che abbiamo ereditato e che l'onestà intellettuale vorrebbe tenere in considerazione, perché non è, eh, così, non è, non, non è, cioè è palese il fatto che eh, precedentemente ci è caduta una giunta sulla questione sanità. Noi abbiamo ereditato... Assolutamente no. Assolutamente no, eravamo in opposizione e abbiamo sostenuto quelle che sono state le battaglie giuste e legittime. Di quella che all'epoca era un'opposizione eh, vera, a differenza magari di quella che c'è adesso che preferisce abbandonare l'Aula anziché confrontarsi. Beh, ma a la, prescindere la maggioranza, quando ci sono le sue emozioni. Ma eh, le assolutamente, le aziende, assolutamente è, no, diciamo che in questo andiamo caso a andiamo, andiamo a vedere. Mi sembra che anche l'ultima volta siano stati <ride> approvati, <ride> di conseguenza. L'unico a abbandonare l'Aula è l'assessore Morroni, ma quello penso che ci troviamo d'accordo anche su, su quel punto di vista lì. A prescindere da questo, dicevo, la questione sanità, secondo me, eh, ripeto, va contestualizzata e i numeri ad oggi. Sono quantomeno incoraggianti, non nascondiamoci dietro un dito: non va tutto bene, ci sono delle situazioni da affrontare, ma che stanno, eh, si stanno indirizzando verso un percorso sicuramente positivo. Eh, c'è un piano di abbattimento delle liste d'attesa, comunque ricordiamoci che ad oggi, o più o meno ogni giorno, vengono eh, esaturate circa mille richieste. Comunque sia, eh, dobbiamo fare di più, ma c'è l'intenzione di eh, un piano di abbattimento delle linee d'attesa. È stato. È stato fatto, deve essere messo ora in, in campo, ma sono convinta che verrà fatto. La Presidente, nel riferire all'Aula, ha chiesto, o meglio, ha annunciato che chiederà fondi per la sanità pubblica, così come del resto tutte le altre regioni, perché la questione sanità e eh, le problematiche relative alla questione sanità sono chiaramente a livello nazionale. Non dimentichiamoci i tagli fatti dal Governo Letta, dal Governo Monti, dal Governo Renzi. Quindi è ovvio che a ricaduta a livello regionale ci siano. Delle, delle problematiche. Quello che non condivido, e lo dico assolutamente in maniera molto aperta, non condivido la, eh, la conferma o comunque sia il ritorno di dirigenti sanitari che con il centrodestra non hanno avuto nulla a che vedere e che ad oggi sicuramente eh, potevano essere un segnale di cambiamento, quel cambiamento tanto spiegato che mh, in sanità Tarda ad, tarda ad arrivare per quanto riguarda, ripeto, le nomine politiche. Da un punto di vista amministrativo, sicuramente i dati sono quantomeno, eh, quantomeno incoraggianti, così come sono dati incoraggianti per quanto riguarda l'economia. Ricordo il PIL che nel 2022 è aumentato del 3,7%, quando due, eh, la passata legislatura per due anni siamo stati definiti escenerentola d'Italia. Ricordo che il, il 16,7% in più di imprese eh, straniere che si sono iscritte eh, in Umbria nel 2022, quindi diciamo che a livello oh, stiamo diventando una regione attrattiva a fronte di grosse difficoltà che abbiamo ereditato e che, alle quali poi si è aggiunta chiaramente la pandemia e una crisi economica che ha attraversato diciamo, l'Europa in un solo. Allora, i minuti corrono. Io ho un altro argomento che volevo toccare perché, tra le decisioni che ha preso l'Aula di Palazzo Cesaroni nell'ultima Assemblea legislativa, sono state introdotte per legge delle, nuove, delle modifiche allo Statuto della Regione. Lo Statuto, per chi non lo sapesse, è un po'. La carta costituzionale della regione dell'Umbria, cioè ci sono tutti i principi che poi ispirano anche le scelte politiche. Allora in aula, eh, De Luca eh, c'è stata una certa soddisfazione, il documento è stato votato all'unanimità, c'erano posizioni distinte, è stato fatto un grande lavoro per arrivare a un testo, in questo caso per forza diciamo condiviso, visto che detta un po' le linee future. So che lei ha gradito l'introduzione della crisi climatica in una sorta di carta costituzionale, cioè, l'Umbria ha messo per iscritto, eh, se non vado errato, cito la sua affermazione in aula: la prima regione in Europa che ha messo per iscritto in, una, in uno statuto, in un documento orientativo importante, la crisi climatica, e poi c'è anche altro, no? Beh, credo che il lavoro che è stato svolto in oltre due anni all'interno della commissione statuto sia stato tutto tranne che casuale. Si è andati diciamo, avanti spesso di fronte a posizioni conflittuali con un approccio totalmente istituzionale e si è riusciti a trovare una sintesi. Io sono veramente soddisfatto di quello che è stato fatto. Io penso. Ecco, alcune questioni che sono emerse anche nelle scorse ore. Penso alla questione dei referendum. Ad oggi, grazie a questo nuovo eh, diciamo, lavoro che è stato fatto, eh, sarà possibile sottoporre al referendum con un quantitativo di firme che eh, dà oltretutto un, una maggioranza qualificata, anche eh, diciamo di cittadini. Quindi non sarà diciamo, far, possibile farlo per qualsiasi motivo, ma sarà possibile sottoporre al referendum anche gli atti di alta programmazione, quindi eh, tutti quegli atti, penso al piano sanitario, al piano dei rifiuti, che con 50.000 firme, a differenza delle leggi e dei regolamenti che sarà possibile sottoporre al referendum, con 10.000 firme così come è attualmente previsto, eh, i cittadini potranno esprimersi anche su questi atti che riguardano la vita regionale. Il tema della crisi climatica, come tante altre questioni, penso al tema della vita indipendente e quindi al tema delle persone con disabilità, viene inserito all'interno dello Statuto il diritto per, eh, diciamo, forse l'unica cosa concreta che è stata fatta in questa direzione, in, durante questa legislatura: il diritto a poter eh, diciamo, costruire un proprio progetto di vita eh, e quindi che si cambi il paradigma con cui. Eh, la regione nel corso degli anni ha sviluppato le politiche sul tema della disabilità. Per quanto riguarda il tema della crisi climatica, siamo la prima regione in Europa a fare una scelta di questo genere e è un cambiamento oggettivamente rivoluzionario perché, perché si inserisce in primo luogo il riconoscimento della crisi climatica come un pericolo eh, imminente e contemporaneo e su cui vanno adottate politiche. Non solo, ecco perché questo poi c'è chi magari può negare eh, la, eh, il fatto che i cambiamenti climatici siano di origine antropica, nonostante il 99% della comunità scientifica eh, mondiale dica il contrario, ma quello che non si può negare è che i cambiamenti climatici esistano e lo vediamo nelle conseguenze di tutti i giorni, quello che è successo diciamo pochi giorni fa a Bastia e Assisi. E che quindi vadano adottate delle politiche di adattamento, ovvero quando vengono progettate le infrastrutture, quando vengono fatti dei piani, eh, penso sui temi dell'agricoltura, eh, vadano adottate delle politiche che siano idonee quindi a prendere in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici, eh, precipitazioni che non possono più essere definite duecentennali o cinque ma che si ritrovano in maniera ordinaria, eh, ondate di calore, Terni è la prima città in Italia a rischio per ondate di calore, quindi necessità di interventi per poter eh, riuscire a eliminare quelle famose isole di calore nelle città e penso a quello che è tutto il tema del rischio idraulico, tutto il tema della necessità di eh, a, a, diciamo dotare i nostri territori di infrastrutture che siano a supporto dell'agricoltura per poter intervenire, non ultimo, eh, il tema che abbiamo affrontato anche in seconda commissione degli invasi e del lago Trasimeno, che è oggettivamente una delle realtà più a rischio in Italia eh, per le conseguenze della crisi climatica. Puletti è soddisfatta per quanto riguarda questa nuova carta statutaria appena varata? Non, non sono soddisfatta nel senso che eh, io sono stata una... Eh, di quelle che ha sottoscritto l'emendamento di cui il primo firmatario era il collega Mancini, anche per quanto riguarda l'abrogazione eh, dell'articolo che fa riferimento ai cambiamenti climatici. Eh, e le motivazioni sono due. Una motivazione sono i dati e una motivazione è la politica. I dati per quello che eh, riguarda, il, in teoria, dovrebbe riguardare il centrodestra, sono comunque dati per cui l'Europa nel 2022 ha calato l'emissione di anidride carbonica di circa il 3%. A fronte di una Cina in cui la nitride carbonica è aumentata del 4%, dove il gas è aumentato di quasi l'1,5%, il carbone del 3%, l'emissione del, del petrolio del 5,5 Quindi, noi stiamo diventando con questa politica negazionista, con questa politica del no a fronte di tutto, stiamo diventando una succursale della, della Cina e per certi versi andiamo proprio a eh, ledere quelli che sono anche da un punto di vista economico i nostri settori prevalenti, i nostri settori migliori a livello italiano. Mi riferisco, per esempio, al settore delle, delle automobili. Quindi, diciamo che eh, l'intenzione era eh, di abrogare l'articolo relativo. Cambiamenti climatici era fondato su alcuni dati e su alcune posizioni espresse anche in Europa sia dalla Lega che da Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda invece la questione politica, l'ho detto ieri in un'intervista al, eh, eh, al Corriere dell'Umbria, dove praticamente, secondo me, quello statuto in linea di massima proprio l'atteggiamento del centrodestra dovrebbe essere un pochino più eh, ridimensionato verso quelli che sono quelli, i valori di uno spirito conservatore che fa capo al centrodestra, motivo per cui eh, l'inserimento dei santi nello statuto poteva essere sicuramente un buon inizio verso un percorso di eh, ripresa dell'identità e della tradizione del centrodestra, eh, cosa che invece non è stata, non è stata accettata e, e respinta. Diciamo che eh, in nome di quello che io ho definito un buonismo istituzionale, il centrodestra sta eh, perdendo la sua identità, il centrodestra, ma chiaramente parlo per il mio partito, la Lega. C'è bisogno di riportare al centro della politica quelli, quei temi nostri che riguardano appunto la tutela della famiglia, della famiglia naturale, la sicurezza, la, la famiglia eh, come eh, diciamo, fulcro della vita quotidiana, la lotta anche contro l'immigrazione clandestina. Credo che noi siamo stati votati con un largo consenso circa il 40% dei cittadini che ci aspettavano questo, e non sicuramente il trovare un compromesso con le opposizioni che per 50 anni eh, hanno governato questa regione e sicuramente mai è stato trovato una mediazione e mai ci si è appellati a quello che è un abusato buonismo istituzionale. Ecco, interessante che ci siano visioni anche diametralmente opposte politiche perché eh, è dall'incontro, dall dal confronto che poi possono nascere naturalmente le soluzioni. Ci rimangono solo tre minuti, io vorrei fare allora un'ultima considerazione. Tutte le cose di cui abbiamo parlato, che abbiamo enunciato, citato, sia per quanto riguarda la politica di questa regione, sia per quanto riguarda ecco, tutti questi temi così importanti inseriti nello Statuto, come saranno tradotte nella realtà? Che stiamo parlando di una bellissima carta e il lavoro duro comincia adesso. Di Luca, cioè, bisogna trasporre nella realtà le indicazioni che sono state decise e votate. Questo come avviene? Lo Assoluta spieghiamo ai cittadini? Assolutamente, quello che è inserito all'interno dello Statuto è la base per poter sviluppare delle politiche e quindi ad esempio poter presentare e discutere delle leggi all'interno delle commissioni che facciano base su questo. Penso, ripeto, quello, il tema del diritto alla vita indipendente e quindi allo sviluppo di progetti di vita personalizzati per le persone con disabilità. Credo che quell'inserimento all'interno dello Statuto sia la base per poter finalmente approvare una legge sulla vita indipendente e poter quindi garantire il diritto ai, alle persone con disabilità di poter vivere la propria vita liberamente, eliminando tutte quelle che sono le limitazioni che, e gli ostacoli che, in, fino ad oggi, anche in questo momento, vengono posti da una eh, diciamo, burocrazia regionale che e una politica regionale che vuole invece decidere delle loro vite. Per quello che riguarda la crisi climatica io voglio un attimo diciamo, fare chiarezza eh, anche in questo fronte. Io capisco tutte le valutazioni sulla Cina che chi legge diciamo, il testo dell'articolo non troverà in alcun modo perché si parla di è politiche europee politica. ma chi ha votato l'articolo la 1 dello Statuto, la modifica dell'articolo 1 è quantomeno diciamo, incongruente è in quanto l'articolo 1 inserisce All'interno dello Statuto il fatto che la Regione debba adeguarsi alle norme normative europee e questo l'hanno votato sia la consigliera Puletti che il consigliere Mancini. Per quanto riguarda ecco, l'adattamento, io non riesco a capire per quale motivo a Bastia, a Gubbio, a Terni, in Valnerina. Le persone debbano vedere a rischio la loro vita per negare l'esistenza dei cambiamenti climatici quando c'è una regione che non pulisce i fossi, non interviene sui fiumi e, nonostante io, in primo luogo, abbia fatto. Pressioni in regione per poter fare questo, quando invece c'è qualcuno, magari invece i possi non li vuole pulire perché magari presenta leggi che impediscono l'intervento per il, la pulizia del rischio idraulico, ma in contempo, quindi vuole negare le esistenza dei cambiamenti climatici e mettere a rischio la vita dei cittadini umbri da eh, fenomeni estremi che sono sotto gli occhi di tutti e che non si sono mai verificati. Quello che si è verificato sul Monte su Basio non si era mai verificato, quello che si è verificato a: San Bartolomeo a Gubbio, le, diciamo quando c'è stata l'alluvione delle marche e che ha creato quei danni enormi a Pietralunga, non si era mai verificato. Quindi questi sono dati e questi sono dati incontrovertibili. Puletti, un minuto e mezzo per la replica conclusiva. ma Semplicemente, eh, se parliamo di. Cioè vedo che comunque il, il Movimento 5 Stelle, nonostante le batoste elettorali, non abbia perso. Beh, non, ho, desiste, non esiste non più, ho, più la Lega. Quindi. Ma che voglio dire? Nemmeno a Umberti resiste più il Movimento 5 ecco, Stelle, quindi, da sotto guarda, questo le le... punto di vista, a livello nazionale. Mi Ognuno sembra che siete abbastanza scomparsi. Ognuno ma a prescindere da questo, dico che non, non c'è stata una lezione da quelli quindi che volevano. Da quelli che volevano aprire il, il, il Parlamento con una scotoletta di tonno, adesso ci prendiamo lezioni da una quindicenne e da una, qu, da una quindicenne, famosa, famosa. Greta Thunberg, nessuno eh, quindi si, con, si, continua, si continua a, a mettere in bocca parole che non sono state mai dette. Del resto, se questa è la politica che loro sono abituati a fare, infatti, appunto ripeto, si vedono i risultati. La sicurezza cittadina non è mai stata messa in discussione, vengono messe in discussione le linee e le modalità per affrontare quelli che sono gli eventi climatici in questa regione. Sono stata io la prima ad andare a Pietralunga sul posto e ad uscire anche sui giornali contro la mia stessa maggioranza maggioranza per denunciare un fatto per cui era necessario un intervento immediato per, la, um, per garantire la sicurezza cittadina, ma da lì a ipotizzare eh, cambiamenti climatici disastrosi a fronte di una situazione che è relativa a una almeno per quanto riguarda pietralunga perché la conosco bene, ma la stessa cosa di Bastia, per esempio: 200 mm d'acqua a pietra lunga assolutamente di sì. Come del resto voglio dire, mi sembra che quattro giorni di pioggia non siano mai eh, stati negati in nessun eh, anno che io possa sono giovane, ma insomma, che, che io ricordi. Detto, detto questo, onestamente ha proprio una posizione politica completamente diversa. C'è cioè, chi è sempre no e chi invece cerca di portare i fatti, tant'è che si deve vuole almeno anche a Pietralunga i lavori sono, sono cominciati per la messa in sicurezza Bene io vi ringrazio anche per questo acceso scambio di opinioni che naturalmente non può che, tenere, che, che incuriosire ancora di più chi ci ascolta perché sono temi poi cruciali, importanti ognuno deve farsi la propria opinione questa è la nostra funzione grazie per averci seguito, grazie a Manuela Puletti, consigliere regionale della Lega, Thomas De Luca, consigliere regionale Movimento 5 Stelle grazie a voi per averci seguito